Benvenuti nel mio canale YouTube. Nel video di oggi andremo a parlare di due novità interessanti di cui ci hanno informato gli sviluppatori di EART 2. Mi riferisco ai droids e ai civilians, oppure in italiano ai droidi e ai civili. Due nuove entità, personaggi che verranno inserite all'interno del metaverso di EART 2. Queste due novità e altre informazioni sono state meglio spiegate all'interno di un video pubblicato nel canale YouTube ufficiale di EART 2 della durata di più di un'ora. Ho sbagliato, queste due novità sono state presentate in due video differenti, uno della durata di un'ora e 11 minuti e un altro della durata di 33 minuti, ma il concetto rimane lo stesso. Essendo, come ho detto, una spiegazione molto lunga e in inglese, con il mio video cercherò di realizzare una sintesi. Diciamo che come risultato mi piacerebbe ottenere un video dove spiego brevemente alcune informazioni e aggiungo dei miei pensieri a riguardo. Ovviamente quello che vi dirò è ciò che io ho capito, dunque se volete correggere qualcosa fatelo pure nei commenti. Partiamo dai droidi, quelli che sembrano essere dei robottini. Il loro scopo sarà quello di razziare l'Ether o l'Iter, non reclamato dalle proprietà di altri giocatori. Non sarà gratis ottenere questi droidi, ma costerà essenza, la criptovaluta del gioco. Fondamentalmente inviamo droidi per raccogliere Iter dalle proprietà. Per fare ciò, inizialmente bisogna selezionare delle proprietà specifiche dalla mappa da razziare. Tuttavia, dopo che avremo dei raid, quindi delle incursioni, credo, memorizzate, inizieremo a sviluppare i preferiti e gli elenchi dei raid recenti, che sono integrati nella schermata di lettura per una facile selezione. Questi raid impiegheranno un determinato periodo di tempo, che varierà a seconda di cose come la distanza della proprietà e la configurazione dei tuoi droidi. Hanno anche delle celle energetiche che vengono consumate durante i raid, quindi i raid nelle vicinanze utilizzeranno meno energia e a loro volta ti permetteranno di fare più raid. Ma i raid più lontani e più grandi potrebbero essere adatti a persone che non possono passare troppo tempo davanti al computer durante il giorno. Quindi, cos'è un droide? Fondamentalmente i droidi sono qualcosa che possiamo rivendicare dalla Terra, ma solo in forma di energia, con questo stato chiamato Metasprite. Possiamo quindi trasformarli in esseri solidi utilizzando l'essenza tramite i nostri mentor. Il droide viene quindi legato al mentor e rimane legato per l'uso. Esistono anche diversi tipi di droidi che avranno funzioni diverse in futuro, per ora fanno tutti la stessa cosa. Una volta che saranno online questi droidi, vi consiglio di reclamare il vostro iter che vi spetta quotidianamente, tutti i giorni, perché altrimenti c'è il rischio che ve lo rubano. I droidi possono anche essere dotati di gioielli che aumenteranno le loro caratteristiche, come lo spazio di archiviazione, la velocità e l'efficienza. È importante sapere che tu puoi possedere un tot numero di droidi all'interno di una proprietà in base a quanto è grande quest'ultima, in base a da quante tessere è composta. Più è grande una proprietà, più droidi puoi attivare. Mio parere. I droidi sono fatti bene. Cosa intendo? Che hanno delle forme, un design bello, particolare, con delle luci, dei riflessi sgargianti. Mi piacciono. Spero però non vadano a complicare troppo le schermate per poter attivare i droidi, i raid o raid. Non fate troppo caso alle pronunce all'interno dei miei video perché quasi sicuramente le sbaglio. Ma come stavo dicendo, spero che rimangano delle funzioni di facile comprensione e semplici. Adesso passiamo ai civili. I civili vanno a automatizzare dei compiti e raccogliere dati. Tolgono tonnellate di lavoro ripetitivo cercando di rendere la vita più facile a noi proprietari terrieri. Ci dovrebbe essere un massimo di 5 civili per proprietà di 4 o più caselle. Per cominciare, ci saranno 5 tipologie di civili differenti. Veloce interruzione, vi ricordo che utilizzando questo codice riceverete uno sconto su ogni vostro acquisto all'interno di EART 2 e questo è un vantaggio sia per voi che per me. Inoltre, nel mio canale YouTube trovate molti altri video con tema EART 2 che vi consiglio di andare a vedere, ma ora torniamo a quello che stavo dicendo. L'analista dei dati.
civile che analizza i dati delle tue proprietà e dei droidi per darti delle informazioni utili. Il tecnico droide, che caricherà automaticamente i tuoi droidi per te. Il distributore di ether, che erogherà automaticamente l'ether raccolto dai tuoi droidi. E il comandante dei raid, che ti consentirà di assegnare i tuoi droidi al raid automatico. Ne manca ancora uno, perché ne ho detti quattro. Infatti manca il pilota droide, civile che può utilizzare un simulatore di volo all'interno del Mentor per poter pilotare il droide e svolgere delle missioni. Sono anche già stati menzionati due futuri tipi di civili, che sono lo specialista di gioielli e il ranger, ma quello che a noi attualmente ci interessa sapere è che i civili verranno creati dal Mentor utilizzando Peter. Nel corso del video Shane ci racconta la storia di questi civili, che è un dettaglio che fa piacere. Inoltre, i civili sono divisi attualmente in tre fazioni, ovvero, come potete vedere, c'è quella fazione con un design più spaziale, la fazione con un design più verso l'antico Egitto e una fazione che definirei cyberpunk. Questo è tutto, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Come sempre vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi, e noi ci vediamo sicuramente presto qui nel mio canale YouTube. Un saluto!